Allora, signor Questore, da quanto si evince dalle sue dichiarazioni, sarà un festival super blindato e avete anche ampliato la zona rossa. È un festival che ovviamente risente delle direttive del capo della polizia del 7 giugno 2017, che dopo i tragici fatti di Torino, quindi sono direttive che abbiamo osservato in maniera puntuale e riguardano gli aspetti sia di safety, come dicevo, sia di security, cioè sia gli aspetti, i profili a tutela dell'incolumità delle persone, sia quelli che possono essere i servizi di ordine e sicurezza pubblica per modularli nella maniera più strategica possibile, quindi chiaramente garantire la sicurezza dell'evento. Quindi sì, è stata anche estesa la zona rossa dalla parte di via Matteotti per far sì che si evitino commistioni con i mezzi della RAI che sono lì parcheggiati e quindi sarà un blocco sia pedonale che veicolare per circa 100 metri su via Squasciati. Per quello che riguarda invece il controllo di videosorveglianza, ci saranno un sistema nuovo che è il Mercurio montato sulle auto e poi il sistema dell'anno scorso classico degli agenti che potranno effettuare delle riprese. Sì, confermo, Mercurio è una piattaforma tecnologica molto importante sotto il profilo del controllo del territorio, molto efficace, consente praticamente una videosorveglianza in movimento, in mobilità, che viene poi trasmessa in tempi reali alla sala situazioni qui in commissariato, interforze, e consente anche di riprendere in movimento le targhe delle vetture, quindi verificare attraverso degli alert se la vettura è provento di furto piuttosto che priva di assicurazione, quindi un controllo del territorio sicuramente più significativo, più pregnante, sicuramente più approfondito. Numero di agenti durante la giornata e numero di telecamere in città che aumentano rispetto all'anno scorso. Sì, circa 250 il personale impiegato ogni giorno, su tutti i turni, praticamente l'arco dell'intera giornata. Telecamere implementate, circa 70 telecamere in più rispetto all'anno scorso. Il red carpet sarà maggiormente sorvegliato. Il carpet è un obiettivo sensibile, zona rossa, quindi zona che va attenzionata particolarmente, attività soprattutto di osservazione, di prevenzione immediata, quindi potenziamento del personale in abiti civili su ambo i lati del carpet che quest'anno prevede rispetto agli anni pregressi, anche un corridoio che consente al personale di guardare in faccia, in viso, l'utenza, i cittadini che saranno presenti in quel contesto, numerosissimi come sempre. Ecco, diverse soluzioni adottate sono mutuate, diciamo, da quanto avvenuto in Piazza San Carlo a Torino, in particolare anche la diversificazione tra accesso ed deflusso. Assolutamente sì, questa è una misura squisitamente di safety, quindi un profilo che attiene all'incolumità, alla tutela dell'incolumità delle persone, quindi è previsto un accesso, quindi diversificato l'accesso rispetto al deflusso in caso di criticità di un immediato deflusso dalla zona rossa per motivi vari. Non ci sarà un congestionamento, si potrà uscire su una via stabilita, definita, che chiaramente non va a convergere, a confliggere con quella dell'ingresso. Per quanto riguarda i parcheggi, ci sarà una piccola rivoluzione. Beh, i parcheggi hanno rappresentato un po' il punto dolente quest'anno dell'organizzazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica. Sì, il parcheggio del Palafiori è particolarmente sensibile per tutte le manifestazioni che chiaramente saranno presenti dalle 10 alle 2 di notte al Palafiori e quindi accesso limitato solamente alle forze di polizia, ai mezzi RAI e agli abbonati. Aggiungiamo anche i possessori di biglietto nominativo fino alle ore 19, questo perché tutte queste categorie ci consentono un controllo preventivo identificativo e quindi chiaramente una garanzia di sicurezza superiore. È ovvio che oltre a questi controlli in accesso che verranno effettuati dalla Polizia Municipale ci saranno anche le telecamere remotizzate e abbiamo anche la previsione di bonifiche sul parcheggio, oltre che al presidio del parcheggio stesso nei vari livelli, da parte del personale volontario o comunque sia personale non armato.